Ecco, nel caso del PIR, il legislatore ha previsto questa agevolazione, cioè se io oggi investo 10 e tra 5 anni, 5 anni e mezzo, 6 anni, vendo questo mio investimento da 10, vale 11, su quell'1, anziché pagare l'aliquota del 26% di capital gain, sono esentato perché è stato previsto dalla normativa specifica del PIR. Anche l'altro aspetto che hai citato, quindi anche dal punto di vista successorio, è importante questo aspetto qui, cioè non entrano nell'asse ereditario i PIR, ho capito male? Sono esenti da imposta di successione, significa che non vengono tassati, non fanno cumulo con quella che è la massa ereditaria che normalmente viene inventariata nel momento in cui il dominus, cioè il soggetto che è premorto, appunto non è più qui con noi. Quindi, cosa succede? Nel momento in cui si verifica la premorienza di un soggetto investitore, da quel momento inizia a fare una sorta di inventario di quello che è il suo patrimonio. Nel caso dei PIR non sono soggetti all'imposta di successione, mentre invece se questo soggetto dovesse avere immobili, dovesse avere un portafoglio titoli con all'interno dei titoli, delle azioni, dei fondi comuni tradizionali, quindi non PIR, piuttosto che gestioni patrimoniali, insomma, ecco, tutte queste cose vengono riepilogate appunto nella dichiarazione di successione e sono soggette a tassazione secondo quelli che sono i parametri previsti dalla normativa successoria. Nel caso dei PIR sono esenti da imposta di successione. Interessante questo Non argomento vengono.